infatti in cui con l'emergenza della chiusura dei manicomi si consentiva a pazienti con disturbi psichiatrici di essere ricoverati temporaneamente in strutture diverse, quelle che c'erano allora, e andava da case di riposo, case protette, residenze protette, RSA, quasi, alcuni sono ancora, utilizzano ancora quel tipo di deriva, per cui appena siamo pronti a breve non sarà più possibile inserire un paziente in una struttura se non ha il suo codice, perché se no da quella struttura non potrà essere messa la fattura rispetto all'assistenza che viene fornita, e se non facciamo così non ne veniamo fuori. Le necessità della definizione del fabbisogno, quindi ridefinire il termine sociosanitario e il fabbisogno residenziale nella logica della continuità dell'assistenza, e come primo obiettivo il riequilibrio territoriale.